ministro dell'Interno ha accolto gran parte delle richieste dei sindaci della regione sull'emergenza profughi. Ziberna, la vittoria del buonsenso. È pronta a tornare in campo con i Verdi, Alessandra Guerra, e ne ha per tutti. La Lega è razzista, dice, le donne in politica o diventano uomini o si devono prostituire. Continuano le iniziative contro i domiciliari a Mazzega, la presidente della Commissione contro il femminicidio ha depositato un'interrogazione al ministro della Giustizia. La storia dell'autofficina di Mortegliano, lasciata in eredità da Andrea Comanda ai propri dipendenti, ha colpito tutta Italia, siamo andati a conoscere i colleghi di Andrea. Ripresa degli allenamenti al Bruseschi, rientrati molti elementi impegnati con le nazionali del Neri, studia le mosse anti-Genoa. Buonasera a tutti, bentrovati al telegiornale di Udinese TV. Tra poco tutte le notizie di oggi, avete sentito alcune delle anticipazioni nei nostri titoli, ma prima, come di consueto, la nostra pagina dedicata all'Udinese. Allora, buonasera Maurizio Ferrari. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Una pagina che, come abbiamo raccontato in apertura, vede diversi giocatori impegnati con le nazionali essere rientrati alla casa madre, hanno lavorato già da quest'oggi al centro sportivo Dino Bruseschi, dove era in programma alle 15 la ripresa degli allenamenti che ha seguito per noi il nostro Francesco Pezzella. È iniziata al Bruseschi la settimana di lavoro in vista del Genoa, una settimana che non può essere ancora definita normale perché mancano all'appello diversi nazionali. Ne sono rientrati alcuni, abbiamo visto già all'opera Baic, Berami, Scuffet, che ha iniziato a lavorare con i preparatori appena rientrato dall'Under 21. Ci sono anche già Bokniewicz, che è invece all'interno delle strutture del Bruseschi per un lavoro differenziato. Una settimana dunque che inizierà da domani con il rientro di tutti gli altri calciatori impegnati in nazionale ad essere considerata una settimana, come dicevamo, normale. Hanno lavorato a parte Neuting ed Angella dal punto di vista atletico con il preparatore De Guidi, probabilmente per loro da domani ci sarà il rientro in gruppo. La squadra agli ordini di Del Neri, reduce dal triangolare di Nova Gorica, una squadra che oggi ha lavorato molto sulla parte tecnica con le tradizionali consuete partite a pressione, con un po' di lavoro specifico sul campo diretto dal mister che gioco forza ha dovuto lavorare con un gruppo dimezzato nella settimana precedente e ancora oggi con queste problematiche da affrontare, ma da domani potrà concentrarsi sul gruppo al completo per preparare la delicata sfida contro il Genoa, che segnerà il ritorno in campo dopo la sosta e soprattutto dopo le due sconfitte contro il Chievo e contro la Spal. C'era naturalmente Maxi Lopez insieme a tutti gli altri ragazzi a disposizione del mister, un Maxi Lopez particolarmente attivo non soltanto dal punto di vista di impegno e di come si è mosso in allenamento, ma anche come personalità. L'abbiamo visto più volte dare indicazioni ai compagni su cosa fare, su come farlo, sui tempi dei passaggi, nelle partitelle a pressione, quindi un Maxi Lopez che si candida a diventare anche un po' il faro soprattutto degli elementi più giovani di questa squadra. E dunque adesso l'obiettivo è il Genoa per la partita di domenica. I rossoblù arrivano alla Dacia Arena dopo aver conquistato un punto in due partite, ma una delle due partite è stata la gara contro la Juventus, Juventus che è stata messa in difficoltà dalla formazione di Juric, ma è una partita che assolutamente l'Udinese deve affrontare con l'obiettivo di portare a casa i tre punti e soprattutto di ricominciare a costruire il feeling con il pubblico, un pubblico deluso dalle prime due apparizioni, un pubblico che però ha voglia di spingere questi ragazzi al successo per tornare quindi a sorridere tutti insieme a partire già da domenica prossima. Questo dunque è il focus ampio sulla seduta di quest'oggi. Diamo un'occhiata anche a quello che ha fatto il Genoa, perché la ripresa è iniziata anche per il grifone rossoblù con tutta una serie di test, come vediamo anche dal sito ufficiale genoacfc.it. Ci sono stati degli esami funzionali per una parte dei giocatori, con poi anche una seduta pomeridiana di cui intravediamo il report, con un 200 tifosi sugli spalti. Al momento sono stati venduti 150 biglietti per il settore ospiti, con due dei cinque nazionali, Galabinov e Zukanovic, che anche per il Genoa sono rientrati alla base. Perin sarà il prossimo a tornare, ovviamente aspettato anche quello che è il ritiro con la nazionale. Mercoledì la squadra si ritroverà per l'ora di colazione, allenamento a porte aperte e pranzo insieme prima del rompete le righe. Quindi questo è il lavoro di un Genoa che, come ha detto Francesco, ha conquistato fino a qui un punto. Lo analizziamo nel prossimo servizio.
Finiti i tumulti del mercato con il colpaccio firmato dai cugini Doriani, vedasi l'assegno da 22 milioni staccato a De Laurentiis per Strinic e l'ex udinese Duvan Zapata, il Genoa si appresta a preparare al meglio il ritorno in campionato alla Dacia Arena. Un Genoa che deve ancora trovare la prima gioia in questo campionato dopo il pareggio 0-0 all'esordio al Mapei Stadium contro il Sassuolo e l'amara sconfitta in rimonta contro la Juventus per 4-2. I tifosi rossoblù avevano creduto in un secondo scherzetto consecutivo alla vecchia signora dopo l'immediato 1-2 con l'autorete di Pjanic e il rigore segnato da Galabinov, l'ex Novara che sta per ora rimpiazzando nell'undici tipo Gianluca Lapadula. L'ex capocannoniere della Serie B ha messo alle spalle però la fascite plantare ed è pronto a prendersi il posto al centro dell'attacco. Io sicuramente non sono un trequartista di grandissima qualità, ecco, però è un numero che mi ha fatto esaltare tante qualità che non conoscevo, fare tante giocate che non mi aspettavo e in più mi dà tanto senso di responsabilità e a me questo cosa qui piace. Sarà Juric decidere se dal primo minuto o meno, tecnico croato che aspetta anche il miglior Centurion e l'integrazione negli schemi dell'ultimo arrivato, Federico Ricci, suo pupillo esploso con lui in panchina ai tempi del Crotone. Torneranno dalle rispettive nazionali proprio il bulgaro Galabinov, Perin, Pandev, Zukanovic e Laxalt e l'allenatore potrà allora scegliere i migliori 11 da mettere in campo. Sul modulo non si scherza, 3-4-3 a trazione anteriore senza troppi calcoli. Per un Udinese Genoa con oltre 150 tifosi liguri al seguito che potrà dare spettacolo nonostante il momento non di certo felicissimo di entrambe le formazioni in questo inizio di campionato. Questa è la pagina dedicata all'avvicinamento della sfida tra Udinese e Genoa, tra poco anche tutti gli altri temi dello sport friulano e non solo, per adesso la palla torna a te Giorgia. Grazie Maurizio, a tra poco. E allora è stato oggi il tanto atteso giorno della visita di Minniti a Trieste, Minniti che ha incontrato i sindaci dei quattro capoluoghi di provincia, ricorderete i sindaci che avevano fatto un patto, avevano sottoscritto un documento per chiedere aiuto al governo, per chiedere a Minniti ulteriori misure di sostegno per la gestione della situazione richiedenti asilo. Ebbene, nell'incontro di oggi Minniti non solo ha ascoltato i sindaci, ma ha fornito già diverse risposte al servizio. Una seconda commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato e un rafforzamento dell'attenzione sui cosiddetti dublinanti. Questo è l'esito principale del vertice degli amministratori della regione con il ministro dell'interno Marco Minniti, accolto in prefettura a Trieste dalla governatrice Serracchiani, dai sindaci dei quattro comuni capoluogo della regione, dai rappresentanti delle prefetture e delle forze dell'ordine del Friuli Venezia Giulia. Proprio ai sindaci il ministro Minniti si è rivolto in prima persona. La sicurezza ha bisogno di una grande alleanza tra il potere nazionale, tra il governo nazionale, tra il ministero dell'interno e i sindaci sul territorio, i presidenti delle regioni. Perché noi abbiamo bisogno di avere una sicurezza che conosca il territorio, appunto perché la sfida è così imprevedibile e così drammatica. Per questo ho chiesto ai sindaci dei quattro comuni capoluogo se vogliono di lavorare insieme con noi per fare quattro patti per la sicurezza delle città del Friuli Venezia Giulia. Oltre a ricordare che l'obiettivo dell'Italia in materia di immigrazione resta l'accoglienza diffusa, il ministro ha posto l'accento anche sulle politiche da attuare in Africa. Perché l'Europa che investe in Africa è un'Europa che investe sul suo futuro. Significa innanzitutto investire dal punto di vista economico, sì, naturalmente è molto importante, ma significa investire sul terreno democratico. Significa investire sul terreno del superamento dei conflitti e delle guerre. Significa investire sulle classi dirigenti di quel continente. Soddisfatta per questo incontro e per quelle che saranno le conseguenze operative concrete di questo incontro, ovviamente la governatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che ha detto questa è la direzione giusta. Un incontro estremamente utile, importante, non soltanto ci ha ascoltato, ma il ministro aveva già le prime risposte. Intanto la formazione di una ulteriore commissione, ed è molto importante per accelerare le procedure amministrative, l'attenzione sui cosiddetti dublinanti, quindi una task force che ci permetta di intervenire nei primi 60 giorni, che sono quelli fondamentali, e poi ovviamente gli accordi transfrontalieri, ma direi
gli interventi tutti organici e che sono ormai il frutto del lavoro che ha fatto il Ministro e che hanno dato dei risultati estremamente importanti. Gli accordi con la Libia, l'Algeria, gli interventi che sono stati fatti su altri paesi del Mediterraneo, gli interventi soprattutto in Europa, quindi la direzione è quella giusta. E poi la soddisfazione dei sindaci, insomma, più volte avevano denunciato la situazione di emergenza nelle varie città, a Pordenone, a Udine, a Gorizia, a Trieste, non solo a Gradisca, c'era anche il sindaco di Gradisca. Quella di oggi è un po' anche la loro vittoria. Una vittoria del buon senso. Così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha riassunto l'esito dell'incontro con il ministro Minniti. Il rappresentante del governo ha infatti ascoltato le richieste avanzate dai sindaci dei quattro comuni capoluogo del Friuli Venezia Giulia, assicurando risposte concrete. I colleghi mi hanno chiesto se questa è una vittoria dei sindaci. Credo che sia una vittoria semplicemente del buon senso. Ha accolto larga parte delle richieste dei sindaci, mi riferisco innanzitutto alla necessità di dotare Friuli Venezia Giulia di un maggior numero di commissioni deputate al riconoscimento, al conferimento dello status di rifugiato, che oggi, come è noto, ce n'è una sola a Gorizia. Il ministro mi ha assicurato che a settembre ne costituirà un'altra nel Friuli Venezia Giulia. Ci ha assicurato un maggior numero di appartenenti alle forze dell'ordine. Ha annunciato che in tutte le regioni, uno per regione in Italia, si è individuato una città sede dei CPR, dei centri per il rimpatrio, e ad oggi non potrà essere questa la rischia perché c'è un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità che chiede al governo di non essere coinvolto. Assicurato che per quanto riguarda il piano della sicurezza regionale verrà fatto un piano di sicurezza per ciascuno dei comuni capoluogo. Presente al vertice anche il primo cittadino di Gradisca, Linda Tomasinsic, che ha ricevuto rassicurazioni su uno sgravio delle presenze al CARA. Dopo le azioni insomma svolte nel Mediterraneo e la riduzione dei flussi dall'Africa sostanzialmente, è possibile pensare ad un svuotamento delle strutture di accoglienza, per esempio del CARA. E diciamo, questo è sicuramente un segnale positivo per noi, insomma, però aspettiamo insomma che ciò avvenga, ecco, perché effettivamente quest'estate noi abbiamo registrato dei numeri veramente altissimi, credo dei numeri che mai si erano avuti a Gradisca. Abbiamo sfiorato le 600 persone a Ferragosto. Chiudiamo l'argomento Minniti, però restiamo all'interno del mondo politico per parlare di una donna che è stata già presidente della nostra regione nel 1993. Stiamo parlando di Alessandra Guerra, che sta pensando di tornare in campo con i Verdi e con molta franchezza analizza i vari temi del momento politico regionale. A 32 anni, nel 1993, è stata la prima donna presidente di regione in Italia. Era considerata la Lady di Ferro della ruggente Lega Nord di Umberto Bossi. Fu lo stesso Senatore ad imporsi su Berlusconi per ricandidarla nel 2003 contro Riccardo Illy. Ma finì male e lei scomparse. Alla vigilia delle regionali 2018, a 54 anni, sono i Verdi a volerla candidare per guidare nuovamente la regione. Mi è stata fatta questa proposta, non è la prima volta in questi lunghissimi 10 anni in cui io non ho più voluto saperne, avendo sbattuto la porta della politica con forza. E ci sto pensando per un motivo, perché ci sono tanti insoluti, tante cose non dette, di cui ero a conoscenza. E mi sento responsabile perché rivestivo un ruolo pubblico e hanno a che fare con la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, hanno a che fare con la cultura, con la società che sta cambiando. Da quando l'ha lasciata ad oggi, come ha visto modificarsi la politica? Mi spiace dirlo, rimangono ancora qua e là, in tutti gli schieramenti, grandi personalità, ma spalmata ovunque c'è un'indifferenza e soprattutto c'è un qualunquismo, un'incapacità di approfondire culturalmente, di avere il coraggio di portare avanti i temi veri e in particolare quello della salute. A proposito di salute, uno dei temi che sta tenendo più banco è quello relativo alle vaccinazioni. Lei da che parte sta? Non c'è solo quello, ci sono gli esperimenti nucleari che scoppiano e causano terremoti, c'è una regione a statuto speciale con servitù militari che aveva dismesso e che improvvisamente sotto banco Deborah Serracchiani
ha smesso di tutelare. Sui vaccini io mi sono espressa, non sono contro le vaccinazioni, però est modus in rebus. Parliamo di autonomismo, qual è la sua visione della Friuli Venezia Giulia? Beh, autonomisti sono tutti a parole, no? Il problema poi, come federalisti un tempo erano tutti, perché la Lega era federalista prima di diventare razzista. E un conto è dirlo, un conto è perseguirlo. Io non ho più sentito lavorare sui decimi di ritorno di una regione a statuto speciale che ha attivato la sua specialità solo dal 75 in poi, cioè dal trattato di Osimo, e soprattutto non ho sentito più parlare di controllo regionale del reddito. Lei aveva lasciato la politica anche con un libro, Guerra e Pace, sul rapporto tra donne e politica, denunciando tante situazioni deprecabili. Oggi qualcosa è cambiato? No, assolutamente no. E questo mi dispiace. Le donne per fare politica devono diventare uomini o devono, tra virgolette, prostituirsi. Cambiamo ancora argomento. Continuano a far discutere i domiciliari concessi a Mazzega. C'è stato lo sdegno della famiglia, c'è stata la protesta dei carcerati, c'è stata la lettera del sindaco di Dignano con l'appello a Mattarella. Ora c'è anche un'interrogazione e c'è anche una petizione online. La senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi, presidente della Commissione contro il femminicidio, ha depositato un'interrogazione urgente al ministro della Giustizia Andrea Orlando per sapere dettagliatamente i motivi che hanno portato il Tribunale del Riesame di Trieste a concedere gli arresti domiciliari a Francesco Mazzega, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Nadia Orlando, 21enne, di Vidulis di Dignano. Nella prima seduta utile della commissione d'inchiesta, Puglisi chiederà all'ufficio di presidenza l'accesso agli atti. Mi sembra una decisione inspiegabile, aggiunge la parlamentare, e anche pericolosa. Mazzega è reo confesso e dal brutale omicidio di Nadia sono passati solo 2 mesi. Uno sconcerto, quello sulla concessione dei domiciliari, che dopo aver contagiato i detenuti del carcere di Udine, portando al trasferimento del ragazzo nel penitenziario di Pordenone in attesa dell'arrivo del braccialetto elettronico, sta dilagando pure online. Nella giornata di lunedì, per esempio, è stata lanciata una petizione popolare che si intitola «Giustizia per Nadia, uccisa dall'uomo che diceva di amarla». Una petizione che sfiora già le 1000 sottoscrizioni in 2 giorni dalla sua pubblicazione. Raccogliamo firme, spiega l'autore dell'iniziativa, perché il ragazzo che l'ha uccisa non rimanga ai domiciliari a Muzzana, a casa dei suoi, ma rimanga in carcere perché è morta una ragazza. Nei giorni scorsi anche il sindaco di Dignano, Riccardo Zuccolo, aveva inviato una richiesta al Presidente della Repubblica Mattarella, al Ministero della Giustizia e al CSM, chiedendo di rimettere subito mano alla disciplina delle misure cautelari, rendendo obbligatoria l'adozione della custodia cautelare in carcere per i reati gravi contro la persona, in particolare se diretti contro le donne. E intanto continuano le indagini su questo caso. È stato affidato oggi alla Polizia Postale di Udine il conferimento dell'incarico da parte della Procura per eseguire la copia forense dei supporti informatici, computer e cellulari della coppia di fidanzati Nadia Orlando e Francesco Mazzega. L'accertamento tecnico irripetibile è stato incaricato sul PC personale sequestrato nell'abitazione dell'uomo, sui computer aziendali in uso ai due e sui loro cellulari. La difesa di Mazzega ha nominato come proprio consulente di parte l'ingegnere Guido Walker di Trieste. E da una brutta storia a una bella storia, una storia che ha colpito tutta Italia, la storia dell'autofficina di Mortegliano, data in eredità dall'artigiano Andrea Comand ai propri dipendenti prima di essere vinto dal tumore. Siamo andati ad ascoltare questi dipendenti, questi colleghi di Andrea. Il nostro motto è stato sempre quello: non lasciamolo solo, ma stiamogli accanto come una famiglia. Lo abbiamo fatto, lo faremo restando una famiglia unita e facendo vivere il sogno di Andrea, per ringraziarlo di ciò che ha dato, ma soprattutto per fargli vedere che grande maestro è stato, donandoci le sue quote insieme alla sua fiducia. Con questa lettera di sincero ringraziamento, Dorina, Andrea, Giuliano, Simone, Gianni e ancora Andrea hanno voluto omaggiare Andrea Comand, il loro titolare, 39enne, strappato alla vita nel luglio scorso da un tumore, che come ultimo gesto, prima di salutarli per sempre, ha voluto affidargli le redini della propria autofficina di Mortegliano. È stato un gesto veramente commovente, a mio parere. Sì, io lo conoscevo da tanto tempo e
Non mi aspettavo una cosa simile. Comunque lui ha voluto mandare avanti quello che aveva creato e ci è riuscito benissimo, secondo me. L'azienda, avviata nel 2011, ha riaperto lunedì, secondo il desiderio di Command, con quelli che sono stati i suoi più stretti collaboratori. Tutto quello che sapeva l'ha sempre trasmesso. Ci ha sempre spronato a lavorare, ma a lavorare col cuore, con la testa e con tutto quello che avevamo, nel senso di mettercela tutta. Con la vita ci ha insegnato tanto, perché alla fine, in un momento in cui si poteva chiudere, poteva pensare solo a se stesso e invece ha pensato a tutti noi e ha fatto sto gesto che secondo me è indescrivibile, perché è veramente grande. Una storia che ha fatto breccia in questi giorni in tutta Italia, raccogliendo le prime pagine dei quotidiani e i commenti della politica. E proprio verso le istituzioni, i colleghi di Andrea si vogliono rivolgere oggi con un messaggio chiaro. Esiste un modo diverso di lavorare, in un mondo dove i numeri ormai prevalgono sulle persone. E invece Andrea ci insegna che i numeri senza cuore non vanno da nessuna parte. Alcune notizie di cronaca. I familiari di un giovane di origine straniera scomparso da tempo dalla zona hanno riconosciuto gli effetti personali trovati vicino al cadavere rinvenuto ieri sera da un cacciatore in un boschetto in località Rosa Vecchia di San Vito al Tagliamento. I familiari sono stati avvisati del ritrovamento dai carabinieri della compagnia di Pordenone, che stanno conducendo le indagini delegate dalla Procura della Repubblica. Un furto di circa 100.000 frese odontoiatriche diamantate è stato compiuto da ignoti lo scorso fine settimana nel laboratorio di un'azienda di Resia specializzata nella produzione di queste speciali puntine per i trapani dei dentisti. I ladri si sono introdotti nell'azienda forzando una finestra sulle retro. Il furto, probabilmente su commissione, ha causato un danno all'azienda di circa 30-50.000 euro. In tutta Italia stamani il test d'ammissione per i corsi di laurea in medicina e in chirurgia. Più di 500 i ragazzi che a Udine si sono contesi, uno dei 101 posti disponibili all'Ateneo Friulano. Concentrati e pronti a dare il meglio nel giorno tanto atteso che fornirà una risposta sul proprio futuro. Nel polo scientifico dei Rizzi, 511 aspiranti medici si sono contesi, suddivisi in 8 aule, i 101 posti disponibili nel corso di laurea dell'Ateneo Friulano, due riservati ai cittadini extracomunitari residenti all'estero. Scena analoga a Trieste, dove a fronte di 143 posti ci sono state oltre 800 preiscrizioni, e nel resto d'Italia, dove molte altre aspiranti matricole in medicina e chirurgia hanno affrontato in contemporanea il temuto test di ammissione. 60 domande in 100 minuti, identiche per tutti. Non erano difficilissime, però vedremo come andrà. A quanto ti stavi preparando a questo appuntamento? Diciamo tutta l'estate. È andata abbastanza bene, sono un po' speranzoso e diciamo che sembrava abbastanza un po' più semplice rispetto forse alle simulazioni. Non era difficile, ho trovato difficoltà nelle materie tipo fisica e matematica, però spero mi sia andato bene, è il secondo anno che ci provo. Tutto è andato secondo le regole, non ci sono stati problemi di nessun genere. Ci sarà questa graduatoria nazionale, i ragazzi potranno scegliere anche diversi atenei? I ragazzi scelgono, in realtà all'atto dell'iscrizione i ragazzi avranno già inserito le loro preferenze in ordine di preferenza, e quindi poi in base alla posizione in graduatoria verranno assegnati alle singole sedi, ammesso che nella sede scelta ci sia ancora disponibilità, e poi si prosegue in questo modo fino al termine della graduatoria. Molti aspiranti medici, per avere un'alternativa in caso di mancata ammissione, affronteranno il 13 settembre un altro dei più attesi e partecipati test, quello riguardante i corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie, a sua volta nazionale. Oltre 600 i candidati, tra Udine e Trieste, per fisioterapia, a fronte di una cinquantina di posti disponibili. Nei due atenei, centinaia le prescrizioni anche per infermieristica, dove gli ammessi saranno circa 240 rispetto agli oltre 500 aspiranti. Fino al 17 settembre il Museo Etnografico di Udine ospita una curiosa mostra dedicata al mondo dei binari. Scopriamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Foto storiche, modelli, disegni e molte altre curiosità offre agli appassionati del mondo ferroviario e ai semplici curiosi la mostra Binaria Udine e dintorni, ospitata fino al 17 settembre dal Museo Etnografico del Friuli.
Un'esposizione organizzata in occasione di due anniversari, il 130° dell'attivazione del tram a cavalli di Udine e il 35° della sezione appassionati trasporti del dopolavoro ferroviario. A proporre l'iniziativa l'associazione Club Cortonesi e Toscani Amici del Friuli Venezia Giulia. Qui è possibile vedere, iniziare da un plastico di 8 metri funzionante, poi si spazia nelle stampe antiche di varie stazioni, tra cui in precedenza Udine e dintorni. Poi c'è un plastico della stazione di Udine e poi 20 disegni di Teghil, quelli fatti a Biro. Poi c'è l'editore Calosci di Cortona che ha una pubblicazione sui treni, la più grossa pubblicazione italiana. Pasolini lo ha visto il tram Udine negli ultimi anni 40 e non aveva una bella visione di questo tram, lo considerava molto lento, sferragliante, antico. Ecco, credo che pochi lo abbiano rimpianto. Oggi invece la questione è diversa, perché il tram, il trasporto tranviario in generale nelle grandi città è qualcosa di molto quotato, di molto ecologico. La Seconda Guerra Mondiale aveva portato anche, diciamo, il dopoguerra soprattutto, la rinascita del trasporto su gomma, e quindi significava essere moderni, avere appunto una linea di trasporto automobilistico e non più i vecchi binari che circolavano per la città e rendevano caotico il traffico automobilistico. A proposito di binari, viaggia come un treno il Pordenone di Colucci, Maurizio. Sì, prima però di andare ad approfondire la pagina nero-verde, vediamo anche magari su che binari si metterà l'Udinese per il prossimo futuro, anche perché domani mattina è prevista una conferenza stampa indetta quest'oggi del nostro direttore sportivo Manuel Gerolin, che dunque risponderà alla stampa in merito ai tanti temi ovviamente emersi anche con la chiusura del calciomercato. Appuntamento alle ore 11.30, ovviamente in diretta su Udinese TV. E a proposito di appuntamenti, quest'oggi anche sul sito del Pordenone Calcio sono stati pubblicati gli orari per i prossimi appuntamenti, non tanto quello con il Fano che era già designato, quanto per la quarta, quinta e sesta giornata. La quarta si giocherà a Bassano domenica 17 settembre, la quinta in casa contro il Teramo domenica 24 alle ore 14.30, stesso orario per il 1 ottobre per la trasferta con la Feralpi Salò. Un momento davvero molto buono quello della squadra di Colucci, soprattutto offensivamente parlando. Lo approfondiamo nel prossimo servizio che cura proprio i tanti giocatori che sono andati in rete. La miglior difesa è l'attacco. Questo è un assioma valido in guerra come nel calcio da sempre. E il Pordenone nel suo inizio esaltante sembra aver adottato pienamente questa regola. 11 reti in 5 incontri e soprattutto con la spinta del Bottecchia gli avanti neroverdi hanno esaltato le loro doti. Per informazioni chiedere a Lecce o al malcapitato Südtirol, subissato di occasioni da rete e di gol nella partita scorsa che ha segnato il pokerissimo di vittorie su altrettanti tentativi. Per ora, tra l'altro, le scelte di Colucci sono praticamente obbligate e stanno pagando i dividendi. In gol tutti i componenti del tridente, dalla punta centrale Gerardi all'esterno destro Ciurria, passando per il tapin vincente di Martignago. Poi arriveranno i problemi di abbondanza, perché a breve il nuovo acquisto Magnaghi si inserirà negli schemi di Colucci. Fra massimo un paio di settimane rientrerà a pieno regime il talentuoso ex Foggia Saiz Mazza e verso ottobre, sempre al massimo, si rivedrà in campo il bomber Emanuele Berrettoni, senza dimenticare la presenza di Raffini. Lì ci sarà ancora più da divertirsi per il pubblico del Bottecchia e inizieranno i problemi di abbondanza per l'ex allenatore della Reggiana, che poi sono sempre dolci problemi, come riconosce il presidente mentre si sfrega le mani. È un altro tridente era fuori, importante, no? Magnaghi, Berrettoni e Miguel, no? E quindi davanti secondo me abbiamo un potenziale molto importante. Sempre all'attacco, sempre all'arrembaggio, senza mai perdere l'equilibrio per far sì che il terzo assalto al campionato cadetto possa essere quello giusto. Una stagione sempre all'attacco, anche quella di Matteo Furlan, che ha conquistato nel mondo del nuoto la Capri Napoli, una grande soddisfazione per l'atleta friulano.
Sigillo friulano sulla Capri Napoli e Matteo Furlan da Codroipo a compiere l'impresa di tagliare il traguardo davanti a tutti nella prestigiosa maratona di nuoto in acque libere e a rompere l'incantesimo che vedeva l'Italia a digiuno di vittoria da ben 47 anni. Andato in fuga sin dalle prime battute con un gruppo di altri 4 atleti, è riuscito poi a spuntarla nello sprint finale, relegando alla seconda piazza l'altro italiano Andrea Bianchi. 3 ore e 53 minuti per portare a termine i 16 km di gara, più corta rispetto ai canonici 25 km a causa del forte vento del mare mosso. Vittoria che chiude alla grande la stagione di Furlan, capace lo scorso luglio di portarsi a casa l'argento dei mondiali di Budapest sulla 25 km. Per il campione 28enne, ora i meritati festeggiamenti e un breve periodo di recupero prima di tuffarsi in una nuova stagione. Dopo gli europei di Scozia, la prossima Capri Napoli è già in agenda per provare a vincere, si spera, un'edizione sul percorso classico. E quindi conquistata anche questa Coppa del Sud, come ci ha raccontato Lorenzo Pausa nel suo servizio, con musica ovviamente a tono. Torna di nuovo a te la linea, Giorgia, per i saluti. Grazie mille Maurizio Ferrari. Le previsioni del tempo per domani, prima di salutarci: su tutta la regione cielo variabile con maggiore nuvolosità in montagna, non è esclusa la possibilità di qualche locale rovescio nel pomeriggio sera. È tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Udinese TV.